Salve a tutti, buonasera ragazzi. Allora, ritornando al discorso della ricarica delle munizioni, oggi parleremo del dosatore Uniplov Powder Measure. La marca è dell'RCDS, quindi ci sono vari dosatori con varie marche. Questo è dell'RCDS, poi abbiamo anche altri dosatori come Dillon, Lyman e della Lee. Allora, parlando del dosatore RCDS Uniplov Powder Measure, posso dire che durante l'acquisto vi consegneranno questa scatola con all'interno il dosatore, ovviamente smontato. All'interno della scatola troveremo come accessorio di dotazione una staffa per tenere fermo il dosatore sulla pressa. Oppure, se avete a disposizione una base, potete anche mettere la staffa sulla base e il dosatore si regge in piedi da solo. Dopodiché troveremo già montato sul dosatore un bullone. Sotto il bullone troveremo una rondella e sotto la rondella troveremo una rotellina ruvida e più un cilindretto, che è questo cilindretto grigio, che spiegherò più avanti che cosa servirà. Poi troveremo la manovella, che questa si deve montare con le viti a taglio sul dosatore, quindi questa è praticamente la manovella che si abbassa e si alza per dosare la polvere. Il tappo per chiudere il contenitore e poi due beccucci, ovvero due beccucci verdi che si avvitano alla base del dosatore. E sono due, uno a bocca più stretta e uno a bocca larga, per consentire alla polvere di cadere bene nel bossolo. Allora, il prezzo si aggira sulle 100 euro il dosatore, ovvero 96 euro o 100 euro per la precisione. Posso dire che il prodotto vale per quello che costa, quindi posso dire che il prezzo sia abbastanza giusto e buono. A prescindere che ci sono altri siti che lo vendono più caro, tra i 115 euro, ma questo è un discorso che dipende da città a città e anche da negozi, siti internet. Allora, questo dosatore può essere utilizzato sia per armi corte e per armi lunghe, quindi sia per pistole e fucili. Questo è uno degli ultimi modelli, però diciamo che i dosatori di vecchia generazione, come tipo il modello Uniplov Powder Measure, veniva dato con due cilindretti, di cui un cilindretto era per la pistola e l'altro cilindretto per la carabina. Invece questo è un unico cilindretto che va bene sia per l'impostazione della carabina e della pistola. Allora, ora passiamo ad alcune indicazioni. Voglio dire un paio di consigli e suggerimenti per il dosatore, per un buon utilizzo del dosatore. Allora, quando avete comprato il dosatore e lo togliete dalla scatola, quindi out the box, come si dice dalle parti, la meccanica del dosatore è lubrificata, quindi c'è del grasso, quindi del grasso di fabbrica. Quindi la cosa che vi consiglio di fare è quella di smontare completamente il dosatore e ripulirlo correttamente in modo tale da eliminare tutte le parti lubrificate, quindi eliminate tutto il grasso, altrimenti quando riempite il dosatore di polvere, la polvere si attacca alle superfici del dosatore più dove scorre la polvere. Quindi togliete tutto il grasso in modo tale che il dosatore riesca a svolgere il suo compito bene. Allora, per quanto riguarda i componenti, vi stavo dicendo a che cosa servono. Allora, sotto in fondo abbiamo questo cilindretto. Questo cilindretto grigio che si può avvitare e svitare per la regolazione della dose della polvere da sparo. Sopra il cilindretto abbiamo questa rotellina, una rotellina che permette praticamente no, cioè una rotella che avvitandola permettiamo di bloccare il cilindretto, quindi
Questa rotellina viene fatta, c'è apposta per bloccare il cilindretto. Quindi permette di bloccare il cilindretto. Infatti questa è una rotella che permette e impedisce al cilindretto di avvitarsi o svitarsi accidentalmente. Ovviamente anche la rotellina può essere bloccata mediante la rondella, che voi non la vedete, ma la rondella si trova tra la rotella e il bullone. Se posso darvi un consiglio, il consiglio che posso darvi è quello di non avvitare troppo la rotellina, fino a far toccare la rondella, in quanto poi blocca tutto il mondo. Infatti avete poi difficoltà anche con il bullone, perché poi dovete svitare il bullone e tutto il gruppo dei componenti. Vabbè, per quanto riguarda la regolazione della polvere, allora, il cilindretto, come ho detto, se voi avvitate, il volume di polvere diminuisce. Se invece svitate il cilindretto, la quantità di polvere aumenta. Quindi fate conto che questa è la meccanica del dosatore. Questo è il cilindretto. Quindi il cilindretto è avvitato. La quantità di polvere, giustamente, lo spazio che occupa la polvere non cade, quindi ca cade fino a dove può. Svitando il cilindretto, la polvere ha più spazio e quindi cade più polvere nel bossolo o da dove travasiamo la polvere. Allora, mo passiamo a praticamente, dunque. Ah, beh, passiamo ad alcuni consigli e pure per eventuali controlli. Allora, i dosatori non hanno il massimo della precisione e quindi si deve comunque sempre controllare il cilindretto e soprattutto il bullone, se sono ben avvitati. Più vi consiglio soprattutto di pesare la polvere sempre per vedere se cade la quantità giusta che avete impostato. Dovete anche controllare più spesso il peso della polvere. Quindi, oh, vabbè, l'ho già detto, insomma, il peso della polvere è quello che controllate sulla bilancia. Io infatti ho preferito sempre perdere più tempo, ma tempo che mi compensa in salute e soprattutto anche in sicurezza. Io praticamente ho fatto 10 dosaggi, ho visto che la polvere aumentava e diminuiva, ciò significa che dipende anche a seconda di come alziamo la manovella del dosatore. Cioè, se alziamo con più forza la manovella, ne cade di più di polvere. Al contrario, invece, ne cade di meno se alziamo la manovella con meno decisione. Io posso dirvi che nel mio dosatorio ho notato e capito che dopo 100 cartucce riempite, che insomma alzando con decisione la manovella il bullone si lenta un po'. Infatti il mio invito è non esagerate ad alzare con forza, perché insomma si possono creare delle sollecitazioni sul bullone e ciò porta a uno svitamento del bullone. Quindi infatti questa è una cosa che a me è capitato, perché a me mi consigliava un amico batti con più decisione, ma invece basta pure così e cade sempre la quantità giusta. Ma questo discorso varia. Vabbè, allora, tornando al discorso di prima, praticamente, dopo che ho avvitato il bullone, si sono create le sollecitazioni, di poco posso dire che la polvere era tornata al peso che avevo impostato, perché insomma avevo rimontato, anzi avvitato il bullone meglio. Comunque per me questo non è un problema, perché io preferisco sempre guadagnare in sicurezza e salute. Quindi io vi consiglio che dipende soprattutto dall'intensità di come usate la manovella. Allora, mo vi farò vedere dal vivo vari esempi di come dosare la polvere. Allora, il dosatore comunque, come ho detto, controllate sempre, pesate sempre la polvere per vedere se cade sempre la quantità che avete impostato, e soprattutto controllate sempre se l'avvitatura sia sempre corretta. Allora, ci sono vari modi. Allora, l'erogazione della polvere potete farla direttamente dal bossolo. Allora, mettete il bossolo sotto questo beccuccio e la polvere l'avete già all'interno del bossolo. Oppure potete
fare l'erogazione della polvere mediante mettendo il bossolo sull'imbutino. In questo caso è molto più facile. Oppure potete benissimo prendere il piattino della bilancia e potete erogare la polvere attraverso il piattino e poi metterla sulla bilancia per poi pesare la polvere. Però, se posso darvi un consiglio, l'erogazione della polvere mediante bossolo o mediante imbuto è più conveniente, perché se fate l'erogazione della polvere mediante questo piattino, c'è sempre il rischio che qualche piccolo granello di polvere possa cadere fuori. Vabbè, io questo vi ho solamente detto vari esempi per come dosare la polvere, poi ognuno di noi può dosare, cioè può erogare la polvere a suo piacimento. Vabbè. Allora, la recensione è terminata, io spero che sono stato abbastanza chiaro e abbastanza esauriente. Se avete delle domande, contattatemi pure, guarda, io sono molto, molto disponibile nel rispondervi e cacciarvi qualsiasi dubbio. Ci sentiremo la prossima volta per quanto riguarda le quantità delle polveri, ma non vi credete che vi do dosi di polvere, perché questo è un discorso che per me non esiste, perché non voglio problemi, quindi io devo pure tutelarmi. Vabbè, ci vediamo la prossima volta. Salve a tutti da Mister 92FS, recensioni armi e non solo.